Pinocchio è arrivato, diciamo, in chiusura del mio apprendistato con Carmelo, come spettacolo, però non era compreso nel nostro patto, perché ecco, lui mi ha proprio scritturato come allieva, cosa che diciamo non succede, però lui aveva questa possibilità datagli dal ministero di poter lavorare con uno o più giovani per proprio una pratica di studio, e questo per me è stato, cioè, e venivo pagata per questo, per cui era, per me è stato un momento impagabile. E però è arrivato anche lo spettacolo, cioè questa ripresa del Pinocchio che è uno spettacolo culto nella letteratura teatrale di Carmelo Bene, che lui ha fatto dall'inizio della sua storia di artista, e io sono arrivata nel momento in cui la ripresa di Pinocchio era con il solo Pinocchio e Fatina Lisce. Tu non l'hai visto? L'ho visto, sì, a Milano, sì. L'hai visto? No, a Milano non l'avevo dato. A Roma? A Roma. Sì, è stata l'ultima versione con Carmelo, Pinocchio e Fatina, me stessa, che con maschere bellissime di tutti gli altri personaggi principali della storia, che erano nascoste sotto a un grande banco della maestra, faceva come insomma, un grande gioco di travestì, scoprire e coprire, e raccontavamo tutta la storia. E quindi questa è stata un'occasione magica, perché è uno spettacolo che ho sudato molto anche quello. Però grazie. Sì, sono due mestieri diversi, nel senso che sono due pratiche completamente diverse. La pratica in presenza, e quindi il rapporto col pubblico, di cui parlo molto, perché il pubblico è attivo, agente attivo nel farsi dello spettacolo, ed è una presenza fondamentale proprio di attivazione di energie perché uno spettacolo sia il più possibile riuscito. Io non potrei oggi pensare a un lavoro senza fare teatro, e continuerò a farlo, e sono sempre più convinta della necessità di fare teatro, e pur nella sua qualità minoritaria, perché insomma è un pubblico scelto, un pubblico che sceglie, e non ci sono sicuramente i numeri del cinema, della televisione. Questo non vuol dire che non ami il cinema, anzi, è proprio, cioè, amo la differenza, amo il luogo completamente altro che il cinema, lo sguardo cinema, e quindi sento anche le possibilità enormi di questo mezzo ancora così bebè rispetto alla storia del teatro, e quindi mi piace. Sono in cerca anche di uno spazio al cinema in cui riuscire a trovare veramente la possibilità di esprimermi, perché non è facile trovare le storie, non è facile che ti offrano le storie da raccontare, che valga la pena di raccontare, è facile che ti chiedano di fare sempre la stessa cosa, di questo si parlava ieri, cioè dell'inquadrare una figura bionda, occhi chiari, un certo tipo. La signora Bene, diciamo. Esatto. E questo è un po' alienante, anche perché tutto quello che tento di spiegare, il lavoro dell'attore è un lavoro misterioso, è un lavoro anche sconvolgente e sorprendente. Quindi sì, poi ci sono di mezzo i denari. C'è di mezzo il tempo, c'è di mezzo il fatto che la gente non vuole rischiare, i registi non, giustamente, non vogliono rischiare, i produttori non vogliono rischiare, e quindi ti trovi molto spesso a un bivio, e quindi c'è una scelta che è quella più
più visibile, ecco. Mi piacerebbe lavorare, poter lavorare più sull'invisibile.